suddivisa su tre campi allestiti all'aperto alla piazza di Monopoli. Si trattava di uno dei più classici 6x6 o 6 contro 6 se preferite, che ha visto iscriversi tantissimi atleti della Puglia, non solo dilettanti, amatori e professionisti. I promotori dell'evento, Fabrizio e Antonello, hanno così commentato la presenza dei due campioni e degli altri iscritti a questa bella manifestazione. Assolutamente sì, questo è lo spirito del nostro torneo e neanche la pioggia riesce a fermarci. Guardo un po' il torneo, tutto volley prosegue, 40 squadre, tanta gente qui nell'area del volley, si continua a giocare sul campo speciale invernale, tra l'altro attrezzato proprio in previsione della pioggia, si continua a giocare, ovviamente andremo avanti sino a domattina, la pioggia non riesce a fermarci, ci divertiamo, l'abbiamo visto con balli di gruppo, trenino, l'animazione della radio e quant'altro, insomma non è solo pallavolo, ma una gran bella serata di divertimento qui al quarto torneo tutto volley nella notte bianca dello sport a Monopoli, ed è un piacere per il quarto anno consecutivo riuscire a portare a Monopoli una bella serata di pallavolo con tanta gente, tanti professionisti e amatoriali. Tra l'altro a dimostrazione del fatto del grande livello di questo torneo sono la presenza del centrale di Castellana Grotte, prossimo acquisto Stefano Patriarca, e di Michele Grassano, due anni fa ha vinto lo scudetto con la Copra Piacenza. Insomma, una gran bella serata di divertimento con alto livello e anche giocatori amatoriali in questa serata. Dunque, grande entusiasmo, grande pallavolo. Passando un po' i numeri, Fabrizio, Antonella, è stata una giornata importante, 40 squadre iscritte, quindi tantissimi partecipanti, forse lo sport che ha avuto maggior successo in questa serata, in questa nottata. Sì, non conosciamo i numeri delle altre organizzazioni, però noi qui abbiamo tra i 400 e i 500 atleti iscritti, più ovviamente amici e parenti al seguito. Crediamo di aver portato insomma un bel contributo alla notte bianca dello sport con la presenza qui in piazza del nostro quarto torneo. Le squadre iscritte sono 40, come ha detto Fabrizio, passiamo dai professionisti agli amatoriali.